e se si parla di magnà, io sono sempre disponibile. Tu sarai il mio pranzo di domani, sappilo. No, vabbè. È buonissimo. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, unboxing! No, in realtà non è un unboxing, io lo chiamerei più svuota la spesa, anche se in realtà non è uno svuota la spesa del supermercato, ma è uno svuota la spesa perché qui dentro, guardate quanto è grande, qui dentro c'è del cibo! E se si parla di magnà, io sono sempre disponibile, lo sapete benissimo. Quindi abbiamo un mega giga unboxing svuota la spesa di umami. Allora, in realtà già conoscete umami se non vi siete persi lo scorso video, perché circa un mese, forse è passato un po' più di un mese, un po' di tempo fa, non tanto, mi avevano già contattata. Umami è un'azienda italiana, veneta, che produce piatti pronti, quindi piatti super bilanciati, 100% vegetali, pronti da mangiare. Quindi tu devi solo prendere il piatto, scongelarlo o al microonde, che è la cosa più semplice in effetti, cioè perché io li ho già provati, so che sono buonissimi, ci sono delle cose che me le so sognate veramente per quanto erano buone. E tu devi solo prendere la busta, aprire la busta, metterla in un piatto, scaldarla in microonde 5 minuti, 6 minuti, dipende dal piatto, ma su ogni piatto ci sono le istruzioni, e mangiarla. Il che è meraviglioso. Il che, per me che torno dal lavoro alle 2, e soprattutto in questo periodo mega stressante, in cui non ho veramente tempo né voglia di cucinare, cioè tornare a casa e trovare il pranzo pronto... sogno di tutti, o la cena, ovviamente, dipende dal vostro stile di vita. Però diciamo che questa cosa dei piatti pronti è veramente comoda, ma soprattutto perché i piatti pronti in generale, e lo sapete, io ne mangio tante delle cose pronte, di solito sono schifezze, cioè più delle volte sono schifezze, mentre invece Umami è proprio attenta a prepararti il piatto super bilanciato, naturale, con prodotti a chilometro zero. Quindi quasi tutti i prodotti contenuti nei vari pasti sono prodotti nella zona intorno alla fabbrica. Quindi un prodotto super buono, bilanciato, perfetto anche se state a dieta, perché tra l'altro su ogni prodotto abbiamo, e faccio vedere. Basta parlare, perché parlo troppo, ci avete ragione. Allora, svuota la spesa. Qui dentro i piatti vi arrivano congelati. E voi direte, che stregoneria è questa? Sì, perché dentro c'è il ghiaccio secco e i piatti vi arrivano completamente congelati. Cioè, voi li prendete, li dovete solo rimettere in freezer e poi li potete consumare quando volete. C'ha tipo 6 mesi di tempo per consumarli. Tra l'altro, sono super attenti proprio in generale all'ambiente. Qui ci sono tutti i foglietti con le istruzioni. Come smaltire il ghiaccio secco, perché dentro c'è il ghiaccio secco a meno 80 gradi, e soprattutto la scatola di cartone, invece di essere ricoperta col polistirolo, è ricoperta con la paglia, cioè per mantenere la temperatura, infatti dentro è tutto congelato, cioè è impressionante questa cosa, per mantenere la temperatura ci mettono i pannelli di paglia, quindi poi voi levate la plastica e riciclate la paglia, è una figata sta cosa. Cioè è veramente figo, invece del polistirolo. Però loro sono super attenti a sta cosa dell'ambiente. I pasti arrivano tutti porzionati. Per esperienza personale, spesso, cioè poi dipende quanto mangiate, quanto avete fame, però io ogni tanto o tipo mischiavo due cose diverse, quando ho mangiato l'altra volta, o mischiavo due cose diverse, oppure tipo con un piatto ci facevo due porzioni, quindi poi dipende dal piatto che scegliete. Considerate che di piatti ce n'hanno più di 35 e variano ogni volta, infatti io questa volta ho preso cose diverse, però se volete vedere com'erano quelli che avevo preso l'altra volta, abbiamo fatto un video assaggio con Giova e Fra, tra l'altro divertentissimo,
dove votavamo i piatti a seconda dei nostri gusti. Considerate che io mangio vegetale, Giove fra molto meno, Luca anche. Quindi proprio un'opinione pulita della qualità e delle cose. Allora, questa volta ho preso 15 piatti, adesso vi faccio vedere quali sono e poi li metteremo in freezer. Io pensavo, per darvi un'idea anche del gusto e darmi un'idea del gusto delle cose che ho scelto, di fare poi un video tipo la settimana prossima, quindi io da domani comincio ad assaggiarli nei vari giorni e magari fare un what I eat in a week, tipo quello che mi mangio in una settimana, in modo che durante la settimana ne proviamo diversi e ve li faccio poi vedere in un video tutti insieme, anche insieme ad altre cose che mi mangio sta settimana, insomma. Tutto quello che mi mangio onesto. Un video tutto quello che mi mangio onesto. Comunque, potete scegliere tra più di 35 piatti. E io che cosa ho scelto? Adesso ve lo faccio vedere. Tra l'altro in descrizione vi lascio un link. Se passate da quel link potete prendere la prima box, che tra l'altro potete comporre come vi pare con 15, 25 o 40 piatti, e in base a quanti piatti prendete cambia il prezzo, ma passando da questo link c'è 50 euro di sconto per voi, che comunque non mi pare poco. Allora, vediamo che ho preso, perché l'ho preso ma non me lo ricordo. Allora, qui ci abbiamo crepe di avena e lenticchie rosse con verdure ed edamame. Vedete? Sopra c'è un'etichetta scritta in modo perfetto, con tutti gli ingredienti, gli allergeni, i valori nutrizionali. Quindi, per esempio, questo piatto, così com'è, c'ha 122 calorie. Cioè, è perfetto per rimettersi in forma prima dell'estate, perché se voi avete questi, vi assicuro che poi non vi viene voglia di mangiare le schifezze, perché queste cose sono proprio buone. Cioè, il gusto è proprio buono. Quindi, crepe di avena e lenticchie rosse con verdure ed edamame. E questo è il primo. Poi, vediamo che altro c'è. Ah, questa sono curiosissima, perché l'altra volta l'avevo presa, ma non era col tempè, se non mi ricordo male. Però devo dire che le lasagne, la pasta al forno, le fanno veramente buone. E erano piaciute anche a Luca, Giova e Fra. Quindi, erano proprio buone. E stavolta ho preso lasagnetta a ragù di tempè. Ci sono sempre. Questa, per esempio, ha 162 calorie per 100 grammi. E tutta la confezione è 350 grammi. Considerate che, se non mi ricordo male, le lasagne sono, cioè, è considerate che è grande così e è porzionabile in due pezzi. Quindi, volendo, ti puoi fare primo e secondo, o un primo con contorno, perché poi ci sono altre cose, ovviamente. Poi, questa sono super curiosa. Lasagnetta, carciofi e fave. Sono 100% vegetali i piatti, quindi vegani assolutamente, ma vi assicuro che non si sente la mancanza di niente. Lo sapete, io non sono vegana, cioè io mangio anche il pesce, mangio i latticini, le uova, però sono buoni, sono saporiti, cioè tutti questi piatti sono un sacco saporiti. Comunque abbiamo lasagnetta, carciofi e fave. Poi, sono molto curiosa di assaggiarli, questa è la bomba. Paella umami di riso integrale, verdure, piselli e fave. Tanta roba, direi. No? La paella, tanta roba. Poi, se ci pensate, allora, per esempio, questa qua, no? Da consumarsi preferibilmente entro il 30 settembre. Non ci arriverà mai al 30 settembre, lo sappiamo tutti. Microonde, 600 watt, 5 minuti. Dopo 3 minuti interrompi, mescola e continua. Capito? Quindi, tu torni a casa, stanco, dal lavoro, non c'hai voglia di fare niente. Prendi questo, lo apri, lo metti in microonde, 5 minuti, piatto pronto! Bellissimo, regà, bellissimo. Andiamo avanti. Insalata di orzo e cicerchia con fagiolini, olive e pomodorini al forno. Allora, questa è una cosa che si può mangiare anche fredda. Quindi questa, per esempio, no? Io domani ho il tempo lungo al lavoro. Quindi mangio al lavoro, mi porto il pranzo, chiaramente. Quindi io questa potrei farla la sera, cioè quindi la faccio in microonde la sera,
me la metto in un bel tupperware e me la mangio fredda a pranzo. Tu sarai il mio pranzo di domani, sappilo. Insalata di orzo e cicerchia con fagiolini, olive e pomodorini al forno. Tanta roba. Poi, calzoni, questo è nuovo, questo non c'era l'altra volta, non si poteva scegliere. Calzoni con farina di segale alle erbe. Questo deve essere tanta roba. Questo deve essere veramente tanta roba. La sera che Luca si mangia la pizza, io mi mangio il calzone. Poi, vediamo. Avena con ragù di verdure e tempè. Pure questo secondo me si può mangiare anche freddo. Perché alla fine viene l'estate, capito? Ste cose tipo insalate di farro, de cose, cioè, secondo me si possono mangiare fredde. Che quindi vanno molto bene per i miei rientri al lavoro. Oh, questo è buonissimo. Non ho assaggiato, cioè ho mangiato queste ma con un altro contorno. Stavolta invece è frittata di farina di ceci con zucchine e fiori di zucca. Tanta roba, regà. Frittata di farina di ceci. E la frittata di farina di ceci c'era l'altra volta, era veramente buona. Però non mi ricordo qual era l'accostamento. Stavolta è zucchine e fiori di zucca. Perché, stando attenti alla stagionalità degli alimenti e a reperirli il più vicino possibile, chiaramente adesso è tempo di zucchine e fiori di zucca. Nell'orto già stanno a crescere. Quindi, non, magari l'altra volta c'erano le cose fatte con le verdure di stagione più invernali, perché comunque mi sono passati un paio di mesi forse. Quindi, in base alla stagionalità troverete piatti diversi, però ce ne stanno sempre più di 35 tra cui sceglie, che so veramente tanti, cioè che comunque potete fare delle belle box, e in base al numero di piatti che scegliete il prezzo della box aumenta o diminuisce. Tra l'altro potete mettere in pausa quando volete, cioè fate l'ordine, stop, capito? Cioè non è che ne so, quegli abbonamenti che poi non si possono disdire e te li trovi bloccato in un abbonamento per sempre, cioè è molto molto semplice. Poi, andiamo avanti. Lasagnetta, spinaci, asparagi, piselli e pesto. In realtà ho preso queste cose, tante di lasagnette, paste così, perché so benissimo che tipo questa a Luca gli piace, quindi me la posso, cioè ci sono cose che piacciono a me, ma ci sono anche cose che nonostante so vegetali, sicuramente piacciono a Luca. E come sapete Luca torna la sera tardi da suonare, e avere la lasagnetta da mettere in microonde 6 minuti combo col grill, il microonde ce l'ha il grill, ovviamente ragazzi, se non c'è del microonde si può scaldare anche in padella o in forno, cioè ovvio. Quindi avere qualcosa di pronto quando Luca torna, bam, sbatto lì e c'ha la pasta pronta, è molto comodo per me sinceramente. Qui che abbiamo? Erbazzone al farro con bieta colorata e cicoria. Buono l'erbazzone. Non è una cosa tipica di qua. Qui non si mangia, però quando stavo su in Piemonte, la zona Basso Piemonte, che è un po' confina un po' con la Liguria, un po' con l'Emilia, lì si mangiava. E effettivamente era buono. Questa è buonissima, l'ho mangiata l'altra volta. Questa è eccezionale, assolutamente eccezionale. Pasta pasticciata con ragù vegetale. Questa era piaciuta tantissimo pure a Luca. Quindi, cioè, veramente, questa assolutamente me la voglio rimangiare. Poi ci abbiamo curry di verdure estive e straccetti vegetali con avena. Buono questo. Tanta roba. Buono. Molto bene. Curry di verdure e tanta roba. Questo però potrebbe piacere anche a Luca. Poi ci abbiamo, oddio, caduto tutto. Non occupano tanto spazio, ma adesso faccio vedere che li andiamo a mettere a posto nel frigo. Frittata di farina di lenticchie rosse alle erbe spontanee. Buona pure questa. Frittata di farina di lenticchie. Allora, le frittate fatte, ovviamente non ci sono uova, ma le frittate fatte con le farine di lenticchie, ceci, cose così, mi piacciono molto, devo dire. E le ho scoperte con loro, perché l'altra volta ne avevo preso un paio, mi pare, e mi erano piaciute entrambe. Poi, sorgo e fagioli rossi speziati con verdure. Sarà piccante? Sorgo cos'è? Non lo so.
Ingredienti: verza, passata di pomodoro, sorgo. Sorgo sarà un cereale? Non lo so, lo scopriremo nel video dove assaggiamo tutti questi piatti. Io non so più dove metterli. Ecco, è arrivato l'ultimo, poi c'è rimasto il ghiaccio in fondo. Tra l'altro è tutto congelato, congelatissimo. E considerate che Luca per 40 minuti l'ha lasciato in macchina sotto al sole, perché non aveva capito che dentro c'era il cibo. E nonostante è stato in macchina sotto al sole per 40 minuti, ma proprio sotto al sole, chiuso dentro la macchina, le cose non si sono scongelate. Mi chiama e mi fa: amore, ho preso il pacco, è in macchina, io sono in palestra. Che senso? Scusa. Come, che senso? E niente, lui l'aveva lasciato in macchina sotto al sole. Fortuna sono tornata a casa io e l'ho recuperato, ma devo dire che è tutto super congelato. Fagioli neri piccanti con verdure e cialde di mais. Perché ho preso una cosa piccante? Cosa mi ha detto il cervello? Ah, forse l'ho preso per Luca. Non lo so. Lo assaggeremo insieme e poi se è troppo piccante lo mangerò a Luca. Va bene. Allora, qui ci sono le cialde separate. Cioè c'è la cialda e i fagioli. Poi qui dentro c'è rimasto. Guardate, ci devo mettere la roba. C'è rimasto il ghiaccio secco. Così, questi due cubboni di ghiaccio secco che adesso smaltiremo e separeremo la paglia dalla plastica, così poi buttiamo tutto dove deve essere buttato. Allora, adesso portiamo tutti questi pacchetti nel congelatore e vi faccio vedere che non occupano assolutamente tanto spazio, ma sono 15 pacchetti, il che vuol dire che ci mangiate più di 15 volte, perché vi assicuro che le porzioni sono molto generose. Quindi si possono tranquillamente separare e ci mangi più di 15 pasti. Assolutamente. Poi voi decidete se fa pranzo e cena o se mangiarci solo a pranzo. Vedete come ho pensato io. Io sicuramente, ma lo vedremo poi nel video dove mangio una settimana, cosa mangio in una settimana, sicuramente questi li userò per portarmeli a pranzo al lavoro. Comunque, andiamo in cucina e mettiamo tutto a posto nel freezer. Allora, missione compiuta e regà, 15 pasti pronti, di cui vi lascio il link in descrizione per prendere, trovate un link, ci cliccate sopra e da lì vi dà tutte le informazioni per accedere al programma Umami, potete vedere i piatti e soprattutto riscattare 50 euro di buono sconto. Quindi se vi interessa potete guardare nel link che trovate qui sotto. Ma adesso vi faccio vedere che ci sono entrati tutti quanti dentro al freezer, nel cassetto più piccolo soprattutto. Allora, questo è il mio freezer. Qua ho un po' mucchiato le cose perché era molto vuoto in effetti, per lasciarmi un cassetto intero libero e farci entrare 15 pasti pronti. Allora, 15 pasti pronti sono tanti comunque. Io direi anche di assaggiarci qualcosa perché alla fine non ho pranzato, quindi potremmo. Cioè, non ho tanta fame, perché mi sono mangiata un pacchetto di crackers prima di uscire dal lavoro. Però ormai si sono fatte le 3 meno un quarto, e quindi direi che assaggiamo queste crepe di avena e lenticchie rosse con verdure ed edamame. Allora, prendiamo un piatto, ovviamente un piatto che deve andare in microonde. Apriamo il pacchetto e dentro ci sono due crepe. Quindi ne prendo una sola, che non ho tanta fame, ripeto. E basta che profumo! E basta metterla in microonde per 6 minuti a 300 watt. Quindi questa è. Aspettate, ve la faccio vedere così. Questa è la nostra crepe prima del microonde. E adesso microonde 6 minuti. Ed eccomi qui con la mia crepe. Guardate, guarda, è bella! Fa un profumo impressionante. Assaggiamo. Cioè, voi capite il bello di tornare a casa tardi, perché adesso anche quando non faccio il tempo pieno comunque esco alle 2:30, quindi comunque torno a casa tardi. Di tornare a casa tardi e trovarti il pranzo pronto. Cioè, è bellissima sta cosa. Allora, no, pensavo che non mi servisse il coltello, invece ci vuole il coltello, se no lo sfascio. Aspettate un attimo, prendo il coltello. Eccomi che non volevo distruggerla, volevo farvela vedere bene anche dentro. Aspettate, la taglio a metà così la faccio dentro. Quanto mi piace il cavolo. Eccola qua. Vediamo com'è. Assaggiamo. Allora, ci avrei potuto riscaldare insieme un contorno di quelli che ho preso e mangiare
Però, vi ripeto, ho mangiato un pacchetto di crackers prima di uscire perché mi stavo morire di fame. Quindi questo basta e avanza. No, vabbè. È buonissimo. Ma che buono. Cioè, è troppo saporito. Buonissimo. È saporito. Cioè, non c'è altro modo per dirlo. Non è salato, è saporito. Cioè, è veramente, veramente buono. Assurdo. Poi il cavolo viola mi piace da morire. Buono, sano. Prodotti freschi, cioè, top. Veramente. Assolutamente la mia collaborazione preferita. Che duro. Quando Viola mi ha scritto l'altro giorno, ho detto ciao Chiara, ti va se ti mando un'altra box? Tra l'altro Viola è adorabile, che è la ragazza che si occupa del marketing, ma diciamo che è tutto in famiglia, è una piccola azienda gestita tutta in famiglia, so, persone eccezionali che ci hanno avuto una grande idea, veramente una grande idea. Però, se non l'avete vista, andatevi a vedere la cena con Giove e Fra, perché assaggiamo un sacco di piatti, anche diversi da quelli che ho preso stavolta, perché i menù cambiano continuamente e è carino vedere, soprattutto è carino vedere come un non vegano, non vegetariano apprezza questi piatti, perché comunque ti fai un'idea che sono, cioè, assolutamente non senti la mancanza della carne. No, non è che uno dice di diventare vegetariano, però ti fa capire come esistono delle alternative per consumare meno carne. Perché vi assicuro che queste cose sono proprio saporite. Buonissimo. Veramente buono. Io non vedo l'ora di assaggiare anche gli altri piatti. Quindi penso che già da domani, anche se è mercoledì, giorno a caso, comincerò a registrare il What I Eat in a Week, così ci assaggiamo un po' di questi piatti e ovviamente anche altro, perché ne mangio solo questi, però mi svolteranno un sacco di pranzi, soprattutto quelli al lavoro, in cui ho già il piatto pronto. Buonissimo! È buonissimo! Bene, vi lascio in descrizione il link a cui accedere al codice sconto di 50 euro per la vostra box. E quindi da questo svuota la spesa unboxing di Umami è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.